Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata, questo evento online organizzato da IPSIA sul tema della Balkan Route. Diamo il benvenuto anche a Mauro Montalbetti, presidente di IPSIA, a Silvia Maraone, operatrice di IPSIA in Bosnia-Erzegovina, Nicole Corritore di Osservatorio Balcani e Francesca Napoli. Che saranno con noi questa sera e ci trasmetteranno un po' quelle che sono una serie di notizie sia dal campo, ma anche un po' di informazioni in più per dare un quadro più completo di quella che è la situazione attuale all'interno della Balkan Route. Io sono Daniele Socciarelli, mi occupo all'interno di IPSIA di comunicazione e raccolta fondi. E lascerei la parola adesso a Mauro Montalbetti, al presidente di IPSIA, che ci introduce un attimo a questo momento. Sì, grazie. Buonasera a tutti gli invitati e a tutti quelli che ci stanno seguendo. Siamo qui a parlare delle vicende riguardanti la rotta balcanica, oggetto nelle ultime settimane anche di diversi servizi, presenze dei media, di giornalisti, rispetto alle drammatiche vicende che in questo momento stanno coinvolgendo migliaia di persone bloccate nel nord della Bosnia, al confine con la Croazia. Si tratta di una vicenda drammatica che però dura da tanto tempo. Noi, IPSIA, che siamo un'ONG promossa dalle ACLI, siamo presenti nell'area balcanica da tanti anni, sin da dopo la guerra civile che ha sconvolto quei territori negli anni 90, e essendo già lì, abbiamo a un certo punto incrociato le persone che, provenendo soprattutto dai quadranti medio orientali, dai paesi dell'Asia centrale, dall'Afghanistan al Pakistan, hanno cominciato a percorrere questa rotta dalla Turchia alla Grecia e poi salendo i paesi balcanici. Purtroppo è una situazione che, come dicevo, dura da tanto tempo. E ricordo sin dal 2015, quando a seguito dello scoppio della crisi siriana si sono aperti questi canali, sia sul Mediterraneo che poi via terra. È evidente che per un'organizzazione umanitaria, per noi, usando una metafora, di fronte a un incendio, la prima cosa da fare è in qualche modo spegnere l'incendio e quindi aiutare, cercare di capire quali sono i bisogni e come si può venire in soccorso di queste persone, di queste famiglie, perché molti sono nuclei familiari che oggi si trovano bloccati in quelle zone. È evidente che però che quando questi incendi si ripetono nel corso degli anni, allora vale anche la pena approfondire i contesti, le cause e anche le possibili soluzioni a un evento drammatico che qua, a poche centinaia di chilometri dai nostri confini, in territorio europeo, perché è comunque il sud-est Europa, i Balcani sono a tutti gli effetti, nell'Europa fisica e geografica, Europa a tutti gli effetti, si sta verificando da ormai troppo tempo con palese violazioni dei diritti umani individuali e collettivi. E per questo abbiamo ritenuto opportuno approfondire, trovare un'occasione per approfondire quanto sta avvenendo con persone che sono tra le persone più esperte, mi verrebbe da dire, anche nel settore. Silvia Maraone, che è stata presentata come operatrice, in realtà è una persona che da tanti anni coordina i nostri progetti nei Balcani e in Bosnia, è sicuramente a conoscenza ed è in grado anche di ripercorrere la storia di quanto è successo negli ultimi anni. Nicole Corritore, giornalista che da tanti anni segue con l'Osservatorio Balcani, che è forse il network più attento in termini anche di informazioni, di notizie, di approfondimenti politici e culturali su tutto il sud-est europeo e anche i paesi dell'Asia Minore, del Caucaso, e poi l'avvocato Francesca Napoli, che può aiutarci anche a capire meglio gli aspetti giuridici, di qual è la situazione oggi di questi migranti in questa particolare situazione. Per cui io vi ringrazio per essere qui con noi e mi auguro che quello che noi andremo ad approfondire nei prossimi minuti, nelle prossime ore, sia di interesse a tutti quanti. Grazie ancora per la vostra presenza e partecipazione. Grazie Mauro. Prego. Allora io lascerei la Buonasera a tutti. parola a
Nicole, che ci aiuterà un pochino a moderare la serata. Sarà lei che terrà un po' il ping pong tra Silvia e Francesca, cercando di dare appunto un bel ritmo alla cosa. Buona visione. Se avete delle domande, le teniamo in coda, quindi se avete delle domande scrivetele pure nei commenti del video, dopodiché noi le raggrupperemo un po' per argomento e le porremo direttamente ai relatori. Grazie mille Daniele, io ringrazio innanzitutto Ipsia per questo invito e do il benvenuto a Francesca e Silvia. Io sarò una comparsa, quindi darò semplicemente il testimone a chi ha da raccontarvi e partiremo con Silvia Marone, che in questo momento vi parla da Bihać, quindi dal cantone di Unasana, che è stato il territorio che ha riempito al perlomeno in questi 10 giorni, 2 settimane, i TG e i giornali, è la nostra stampa, ma che è un territorio in realtà che è attraversato da un flusso migratorio che risale a anni fa. Ed è da quel punto, nel contesto e del contesto di cui parlerà Silvia. Poi passerò la parola a Francesca, che invece ci parlerà di che cosa accade a queste persone in movimento e in transito quando riescono ad arrivare ai confini italiani ed entrare sul nostro territorio per poi avviarsi anche verso altri paesi europei del nord. A te, Silvia. Grazie a tutti, buonasera dalla Bosnia Erzegovina. Si è sentito parlare probabilmente tanto in questi giorni di rotta balcanica, anche in Italia. La rotta balcanica non è una rotta che si è venuta a creare dalla mattina alla sera in questi giorni. Diciamo che siamo forse in uno dei momenti più tragici di quella che è una somma di tante storie e di tanti momenti. In realtà la rotta balcanica è una rotta migratoria terrestre che appunto porta verso l'Europa ed è una rotta che si unisce a una rotta di mare, per cui appunto noi sappiamo che verso l'Italia arriva la rotta del Mediterraneo centrale, verso la Spagna c'è la rotta del Mediterraneo occidentale e c'è questo breve tratto di mare tra la Turchia e la Grecia che è appunto la rotta del Mediterraneo orientale, che va poi a unirsi a una rotta di terra che dalla Grecia risale verso la Serbia e che ha avuto diverse evoluzioni, come possiamo vedere nella mappa che adesso mandiamo online, perché appunto è una rotta che si è dovuta adattare a quelle che sono le chiusure dei confini. Intanto, come diceva anche Mauro poco fa, è la rotta che viene principalmente attraversata dalle popolazioni che si stanno spostando dal Medio Oriente e dall'Asia centro-meridionale. La rotta tra il 2014 e il 2017 è stata in particolare attraversata da maggioranze di popolazioni provenienti dalla Siria, dall'Iraq e dall'Afghanistan, per cui territori in cui i conflitti erano nuovamente esplosi o esacerbati ancora di più rispetto a momenti e drammi che comunque vanno avanti da decine di anni, soprattutto abbiamo in mente il conflitto della Siria, ma anche la situazione appunto in Afghanistan e in Iraq mai realmente era pacificata. E appunto 2014 sono stati anni di crisi gravissime anche a livello di combattimenti e quindi di popolazione in fuga. Insieme a loro poi negli anni successivi si sono unite altre parti di popolazione provenienti per esempio, come vediamo soprattutto negli ultimi anni qua in Bosnia, dal Pakistan, ma anche dal Bangladesh, ma anche popolazione che pur di non fare la letalissima rotta del Mediterraneo centrale si spostano dall'Africa, soprattutto dal Nord Africa, verso poi la Turchia e poi appunto risalgono. La rotta fino al 2016 prevedeva l'attraversamento dalla Grecia verso la Serbia e dalla Serbia risalire verso l'Ungheria. L'Ungheria già nel settembre 2015 aveva eretto dei reticolati, delle recinzioni, per cui era diventato impossibile dal settembre 2015 passare di là. E quindi si è nuovamente spostata dalla Serbia, non si andava più verso l'Ungheria, ma verso il confine con la Croazia. È importante dire che la rotta balcanica è una rotta in cui i passaggi erano già facilitati perché è la rotta attraverso la quale si trasportavano e si trasporta ancora oggi non solo merce umana, ma anche droga e armi, soprattutto dall'Afghanistan, appunto. Tutto il mercato dell'oppio destinato al mercato europeo passava già attraverso questo territorio. Il 2015 è stato l'anno cosiddetto della crisi dei rifugiati perché attraverso la rotta balcanica sono passate quasi 850.000 persone. Negli anni successivi questa rotta così appunto battuta è stata ufficialmente chiusa attraverso un controverso accordo tra alcuni stati europei e la Turchia, per cui dal marzo 2016 la rotta è ufficialmente chiusa.
a fronte di un pagamento, una promessa di pagamento di 6 miliardi più altri 6 possibili, la liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi e l'ingresso accelerato della Turchia in Europa, la Turchia dovrebbe fare da garante per quello che è il confine orientale verso l'Europa. La Turchia non è assolutamente un soggetto, un paese stabile guidato appunto da politici che non hanno particolarmente interesse a quelli che sono gli accordi e che possono appunto minacciare in un certo senso gli equilibri europei anche attraverso il flusso migratorio, tant'è che appunto nel marzo 2020, prima che tutto il mondo si fermasse per la pandemia, Erdogan aveva già riaperto in un certo senso i suoi confini. Comunque sia, il risultato del accordo marzo 2016 è che 4 milioni di persone sono in questo momento rifugiate in Turchia. I restanti si sono trovati bloccati nei Balcani, come abbiamo detto, lungo questa rotta balcanica. Più di 100.000 persone in Grecia, più di 10.000 persone in Serbia. Quando è stato impossibile per queste persone rimaste bloccate attraverso questi confini andare avanti a nord verso l'Ungheria, la rotta si è prima spostata verso la Croazia, per cui il passaggio era dal confine nord-occidentale della Serbia verso la Croazia, ma anche lì nel corso degli anni, tra il 2016-17, sono intensificati i controlli e la rotta a partire dal 2018, dalla primavera del 2018, si è spostata anche verso la Bosnia-Erzegovina. I migranti che arrivano dalla Serbia attraversano in orizzontale tutta la Bosnia-Erzegovina, arrivano nel cantone di Unasana, che si trova al confine nord-occidentale del paese, sulla vasta fascia di territorio che appunto fa da confine tra la Bosnia-Erzegovina e la Croazia. Da lì i migranti procederanno per quello che è il loro tentativo di andare verso i paesi europei, il cosiddetto game, ovvero l'attraversamento di montagne e di boschi, che dalla Croazia e dalla Slovenia li porterà poi verso il Carso Triestino, luogo di smistamento nel quale nuovamente i flussi ripartono, questa volta non più verso appunto l'Italia, che non è un paese di destinazione, ma verso altri stati come la Francia, la Germania principalmente. È una rotta che, nonostante appunto l'accordo politico, è ancora vitale. È una rotta che solamente in Bosnia dal 2018 al 2020 ha visto passare più di 20.000 persone. Le nazionalità ve le ho già dette, per cui appunto Afghanistan, Pakistan, Siria, Iraq, Iran, Bangladesh, Marocco, Algeria, ma anche Nepal e altri paesi dell'Africa e dintorni. È una rotta attraversata da tante donne e bambini, perché è una rotta di famiglie che scappano anche dalla guerra, ed è una rotta che ha anche un'alta percentuale di minori non accompagnati. Quindi parliamo di soggetti fragili e vulnerabili che trovano nel sistema d'accoglienza dei paesi balcanici in realtà tante fragilità di cui parleremo tra poco. Grazie. Brava Silvia, grazie mille. Il quadro direi che non poteva essere più chiaro di così. Questo flusso di queste persone in transito e in movimento arriva e continua ad arrivare in realtà principalmente in Italia, sappiamo, o dal Mediterraneo, quindi dalle coste della Libia verso le regioni del sud Italia, oppure al confine orientale italiano, cioè a Trieste, tra Italia e Slovenia. Cosa accade a queste persone in transito quando riescono, con tutte le difficoltà del caso e nei mesi e negli anni di viaggio, ad arrivare fino nel nostro paese? Io passerei a questo punto la parola a Francesca Napoli, che essendo avvocata di ASGI Roma, ma anche attivista e segue singoli casi, di raccontare cosa accade a queste persone nel momento in cui arrivano, quali sono le tratte che poi vengono seguite nel nostro paese. Sappiamo che tanti non vogliono e non vogliono restare in Italia, tentano di proseguire. Lascio la parola a te, Francesca. Grazie Nicole. Allora, io specifico che non sono avvocata dell'ASGI, ma lavoro per il Centro Astalli di Roma. E sì, mi occupo, perdonami, appunto, è stato un mio errore. Giusto, tranquilla, giusto per precisare, io mi occupo proprio di seguire richiedenti asilo e rifugiati nel corso della loro procedura. Quello che voglio specificare appunto è che la rotta balcanica interessa in teoria parzialmente l'Italia, perché appunto, come tu dicevi, la maggior parte dei migranti che provengono dai Balcani tendono a spostarsi verso il nord Europa, e questo è il loro scopo. Quindi io ne ho conosciuti tanti, ma molto spesso, diciamo quasi sempre, vengono poi in un secondo momento in Italia, perché il loro percorso continua verso il nord Europa
e dove vengono diniegati, perché soprattutto Svezia, Norvegia, Danimarca, ma anche la Germania, hanno un altissimo tasso di dinieghi, anche per i siriani addirittura, per gli afghani tantissimo, perché hanno accordi di ritorno con il paese che ritengono un paese sicuro. Quindi queste persone disperate, dopo aver percorso anni di viaggio per giungere in Europa e dopo aver trascorso anni nei paesi dove hanno fatto domanda d'asilo per esperire poi tutti i gradi di giudizio, si vedono diniegati, quindi per evitare la deportazione vengono in Italia, dove invece sicuramente afghani, siriani ottengono un riconoscimento. Quindi queste sono le persone che io incontro, ma mi è capitato anche di incontrare richiedenti asilo che una volta giunti in Italia decidono di fermarsi. Però ad esempio ho seguito per molto tempo ragazzi bloccati a Gorizia da mesi e mesi, perché poi vengono diciamo bloccati in questi grandi campi di accoglienza con centinaia di persone, e da lì non hanno diciamo passano mesi prima che la loro domanda di asilo venga in qualche modo processata e che venga loro assegnata una data per l'audizione. Quindi io ho assistito moltissimi ragazzi che erano bloccati in questo gap. E quindi diciamo questo è quello che accade. Poi un aspetto molto importante è anche l'aspetto umano. Diciamo io sono un avvocato, però diciamo cerco di guardare le persone per quella che è la loro parte diciamo di esseri umani, che purtroppo si sta troppo tralasciando. Parlando di numeri, di leggi, si tende a dimenticare che queste sono persone che tutti questi anni non sono soltanto anni che rallentano le loro procedure, ma sono anni che logorano le loro personalità, le loro risorse. Poi magari dopo, se ho la possibilità, vi parlerò di un caso che ho diciamo trattato recentemente e che mi ha molto colpito. E quindi diciamo tutto questo lede i diritti ma anche la dignità delle persone, e quindi va a scapito della loro situazione. Detto questo, diciamo c'è un aspetto molto interessante, non so se parlarne adesso di tutta la questione di Trieste e di Gorizia per quanto riguarda i respingimenti. Prego, procedi pure. Perché, certo. Diciamo, il problema è un aspetto più grave molto importante. Sì, appunto, quindi diciamo il problema più grave che si è rilevato soprattutto dalla primavera è che la maggior parte dei richiedenti asilo che provenivano dalla rotta balcanica e giungevano in Italia, a Trieste e a Gorizia, venivano respinti, riammessi direttamente in Slovenia in virtù di un accordo del 1996, quindi un accordo molto datato, e da lì in automatico passavano la Croazia e si ritrovavano in Bosnia nel giro di 48 ore. Quindi questa dinamica andava a ledere ovviamente i loro diritti, perché una persona nel momento in cui giunge in un paese ha il diritto di presentare domanda di asilo. Per fare questo deve essere naturalmente informata. Quindi è vero che la maggior parte delle persone che giungono in Italia attraverso quella rotta tendono ad andare verso il nord Europa, però è anche vero che se informate del rischio di essere riammesse e poi respinte al di fuori dell'Unione Europea, quindi in Bosnia, probabilmente queste persone farebbero domanda d'asilo. Inoltre ci sono moltissime prove del fatto che anche i richiedenti asilo, quindi persone che avevano presentato domanda d'asilo, sono stati riammessi. Di conseguenza, diciamo, ci sono una serie di violazioni molto gravi che si compiono lungo la rotta balcanica, che non riguardano soltanto i paesi extraeuropei come la Bosnia, ma i paesi europei come la Croazia, dove viene esercitata una violenza inenarrabile nei confronti dei richiedenti asilo rifugiati. Io ho ascoltato delle storie incredibili di persone che hanno visto cadaveri lungo la rotta, che dovevano nascondersi dai cani, dovevano nascondersi dalla polizia. Quindi non solo quindi in Bosnia, non solo in Croazia, ma anche l'Italia fa parte di questa catena di morte, e diciamo senza neanche nasconderlo più di tanto, perché diciamo è un qualcosa che viene anche dichiarato apertamente dai nostri politici. Proprio ieri il ministro dell'Interno ha dichiarato che diciamo non era un problema questa cosa, e che in base a questo accordo con la Slovenia si rispetta la legge, nonostante in realtà ci siano delle fonti primarie, come appunto la Convenzione di Ginevra e quindi il diritto a chiedere l'asilo, la Convenzione Europea dei Diritti Umani, che tutela ciascun essere umano da trattamenti disumani e degradanti. E quello che avviene lungo la rotta balcanica cos'è se non un trattamento disumano e degradante? Quindi queste norme sono di primaria importanza rispetto ad un accordo tra due paesi, che invece ha la priorità, e quindi le persone si ritrovano nel giro di 48 ore al di fuori del nostro paese senza la possibilità di domandare asilo, e quindi dovendo riprovare, ci sono persone che provano decine di volte a raggiungere l'Europa e vengono respinte, e insomma questo è quanto.
Sì, per dare una nota al pubblico, quello di cui Francesca ha parlato rispetto ai respingimenti italiani al confine tra Italia e Slovenia, ieri la ministra Lamorgese ha risposto in diretta in Parlamento a una interrogazione, l'ultima posta dal deputato da Palazzotto, l'onorevole Palazzotto, il 28 dicembre, ma la prima fu posta già nel luglio dell'anno scorso, su appunto queste riammissioni, che vengono chiamate riammissioni informali in base a questo accordo bilaterale tra Italia e Slovenia, che oltretutto è datato 1996 e che non è mai stato utilizzato molto in realtà dall'inizio dell'anno scorso. Vi do solo un dato, che solo tra gennaio e metà novembre del 2020 queste riammissioni sono state 1240, e cioè un aumento del 420% rispetto ai numeri del 2019. La questione è che queste persone non è in questo momento, non è stato dato possibile accedere agli atti pubblici, ai deputati che ne hanno fatto richiesta per controllare se effettivamente a queste persone era stato dato il diritto di essere informati sui loro diritti sul territorio italiano, con tanto di traduttore e di mediatore. E aver consegnato loro quindi un documento ufficiale di quello che stava accadendo. Questo ancora non è stato ottenuto dai deputati, ma si procede e si chiede comunque di indagare. Passo a questo punto, ripasso la parola a Silvia, perché vorrei che raccontasse di quello che è dell'attualità. Un'attualità che in realtà, come dire, è un'attualità per il pubblico italiano di queste due settimane, ma che non è un'attualità per chi opera sul campo o per chi si informa di ciò che accade su questa rotta da 5-6 anni. Cosa accade nel cantone Onassana, soprattutto nell'area di Bihać, cosa è successo a Lipa e qual è la situazione oggi di queste persone? Grazie. Sì, diciamo che appunto prima vi ho parlato della risposta dell'Europa a questo grande flusso migratorio con un accordo, che è appunto questo accordo del 2016, che ha visto bloccare le persone lungo questa rotta, ma evidentemente queste persone che si trovavano in transito, che si trovano ancora in transito lungo i paesi della rotta balcanica, hanno dovuto trovare alloggio da qualche parte. Per cui dopo primi momenti di crisi, per cui ci sono stati campi informali al confine tra la Grecia e la Macedonia nel 2016 o le barracks a Belgrado nell'inverno del 2017, ecco, diciamo che scusate, sì, ci sono. Voi mi vedete, mi sentite? No, ti sei bellissima con il tuo solito secchio che utilizzi nel campo. Grazie, in cui operate. Sono tornata, scusatemi. Sì, ci sei. Dicevo che appunto si sono venuti a creare questi campi informali, come vengono chiamati, al confine tra la Grecia e la Macedonia, nel centro della Serbia e appunto anche nella primavera del 2018 nel cantone di Onassana, nelle cittadine di Bihać e Velika Kladuša. Ma appunto ci sono state delle risposte poi per poter garantire delle condizioni minime di accoglienza alle persone in transito, e quindi l'Europa ha cominciato a costruire e investire in centri di transito e centri di accoglienza, campi profughi li potremmo chiamare così. Questi campi profughi vengono amministrati per esempio in Grecia e in Serbia dal governo con fondi europei, mentre in Bosnia e Erzegovina, quando si è scatenata la crisi migratoria della primavera del 2018, il governo bosniaco non è stato in grado di rispondere con prontezza all'emergenza umanitaria. Lo hanno fatto i cittadini della Bosnia, ma non l'hanno fatto le istituzioni bosniache, e quindi in base comunque ad accordi tra le organizzazioni internazionali e lo Stato bosniaco stesso e l'Unione Europea, IOM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, ha aperto in sequenza nel corso di questi anni dei campi profughi che, come potete vedere nella mappa, sono diffusi in realtà solamente in due regioni. Ci sono due campi profughi qua in Bosnia e Erzegovina che si trovano nella Bosnia centrale vicino a Sarajevo, sono il campo di Daniele alla mappa, nel campo di Ušivac e di Blažuje, che sono un campo per famiglie e un campo per single men, e poi ci sono due campi per famiglie vicino a Bihać, che sono il campo di Borici e il campo di Sedra, e poi c'erano due campi per single men, che sono il Miral e il Biral, nel cantone di Onassana, vicino uno a Kladuša e uno a Bihać, e dall'aprile del 2000
2020 era stato aperto, sempre nel cantone Lunassana, a 30 km dalla città di Biac, un campo di emergenza che è stato costruito per accogliere i migranti che durante l'epidemia di Covid, durante la pandemia e quindi il lockdown che anche la Bosnia Erzegovina ha fatto, ha creato questo campo per le persone che si trovavano fuori dagli altri campi, che erano appunto in lockdown. Chiudi pure la mappa, questo campo si chiama Lipa e si trova appunto a 30 km dalla città. Era un campo di 4 tendoni refettorio con una capacità di accoglienza di circa 1000 posti, 4 tendoni dormitorio con una capacità di accoglienza di circa 1000 posti, un tendone refettorio e dei bagni chimici. Questo campo non è mai stato adattato per quelli che sarebbero stati i bisogni dell'inverno, tant'è che l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, sin dall'allestimento di questo campo di tende provvisorio, aveva fatto richiesta al governo bosniaco di preparare gli allacci elettrici e idrici per poter poi impiantare i container e renderlo un campo più vivibile per quelle che sarebbero state poi le condizioni invernali. Questi allacci non sono mai stati fatti e quindi nell'autunno del 2020 IOM ha replicato la necessità che il campo venisse preparato per l'inverno, ma la risposta del cantone Lunassana e del comune di Biac è stata quella di chiudere il campo per single men di Bira che si trovava nella cittadina di Biac e portare 1500 persone quindi a Lipa anziché il numero di 1000 che era la capacità massima. I mesi sono passati, i solleciti da parte di IOM sono arrivati in tutti i modi affinché il campo di Lipa, che non era stato attrezzato per l'inverno, venisse chiuso e venisse riaperto il Bira, ma la risposta del comune di Biac e del cantone di Lunassana è sempre stata quella di non voler riaprire il Bira, perché il Bira è questo campo allestito all'interno di una fabbrica di frigoriferi, all'interno del quale sono stati messi tendoni e container, che ospitava fino a 1500 persone, ma che si trova nella cittadina di Biac. Vi ho detto che all'inizio della crisi migratoria la popolazione di Biac aiutava i migranti in transito, con gesti di solidarietà, portando cibo, aiuti, accogliendo le persone in casa. Il sentimento antimigranti si è invece andato a diffondere nel corso di questi 2 anni e si è arrivati allo stallo politico di oggi. Il commissario per i diritti umani dell'Unione Europea, Dunja Mijatović, in più lettere ha indicato alla Bosnia Erzegovina quali sarebbero stati i passi fondamentali da fare, che fondamentalmente riportavano a riportare le persone al campo di Bira e garantire dignità e accoglienza decente alle persone in transito. La stessa cosa ha fatto la Commissione Europea più volte, richiedendo che il governo bosniaco sollecitasse la riapertura del Bira. Tutto questo non è stato fatto. IOM, nella data del 23 dicembre 2020, ha deciso di chiudere il campo e di ritirarsi da Lipa perché non voleva essere complice di un disastro umanitario annunciato. Ritirandosi a IOM il 23 dicembre, lo stesso giorno, la mattina, durante le operazioni di sgombero e chiusura del campo, i tendoni hanno preso fuoco e da quel momento, quindi dal 23 dicembre 2020, circa 1500 persone si sono ritrovate senza protezione, senza un luogo dove stare. Di queste 1500, quasi 500 sono andate lo stesso giorno, nei giorni successivi, verso Sarajevo o verso Biac, dove si sono rifugiate in squat, vecchie fabbriche, delle giacigli ricavati nelle case abbandonate, campi nei boschi, accampamenti di fortuna nei boschi. Circa 900 si sono invece ritrovate nell'ex campo di Lipa, tra le rovine del campo di Lipa, dove hanno vissuto e dove tuttora stanno vivendo. C'è stato ovviamente un lungo rimpallo di responsabilità rispetto agli episodi e a quello che è accaduto, ma appunto nonostante le ennesime richieste e anche la delibera a un certo punto del Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina di riaprire il Bira, il campo Bira, che è ancora attrezzato per accogliere queste persone, si trova chiuso con un picchetto di persone. La popolazione di Biac si ritrova tutti i giorni davanti al campo di Bira per protestare contro la sua apertura. Quello che è successo è che queste persone che si trovavano tra i resti di Lipa vagano nei boschi e vagano all'interno di queste tende bruciate, cercando di ricavare riparo attraverso delle piccole costruzioni che loro stessi fanno, per cui appunto hanno smontato i container delle organizzazioni e anche i container gabinetto
hanno smontato le porte e dormono dentro questi vecchi container che prima erano utilizzati come uffici delle organizzazioni o i gabinetti che c'erano nel campo, dormono nel, hanno tagliato la tela cerata del tendone refettorio che era rimasto, l'unico non bruciato appunto il dicembre 2020, e hanno creato delle piccole tende, dei piccoli ripari, delle capannette, e si accendono i fuochi. Per cui appunto ci è voluto un po' di tempo prima che si creasse un meccanismo di emergenza che ha visto l'esercito bosniaco ingaggiato nell'allestimento di un campo di tende militari. Adesso sono più di 20 le tende militari che ospitano circa 600 persone in questo momento. Oggi sono arrivati ad avere una capacità di ospitare 600 persone in tendoni su cui sono stati messi, in cui sono stati messi dei pavimenti di legno e delle brandine in cui le persone possono dormire. Tra le 2 e le 300 persone dormono ancora in questi rifugi. Il dramma di Lipa è dato dal fatto che non c'è l'acqua, non c'era già prima, quando IOM si è ritirato, l'acqua a Lipa veniva portata con le cisterne. Vi ricordate che ho detto che il campo non era stato allacciato agli impianti elettrici idrici? L'acqua veniva portata con le cisterne e l'elettricità veniva rilasciata attraverso i generatori a carburante che aveva installato IOM. Quindi oggi abbiamo l'IPA 2.0, come lo chiamo io, in cui abbiamo queste tende montate con delle tendine un po' improvvisate nei resti di l'IPA e nei boschi intorno all'IPA, e le persone che vengono nutrite dalla Croce Rossa, che porta i pasti una volta al giorno, e che si scaldano con la legna che Ipsia con la Caritas sta acquistando e portando su appunto al campo. E, l'acqua viene portata anche in questo caso dalla Croce Rossa, non ci sono i servizi igienici, non ci sono i bagni, queste persone non si possono lavare, si lavano nella neve, c'è un vecchio pozzo da cui prendono l'acqua per come riescono, e ovviamente devono fare i loro bisogni nei boschi, tra i cespugli. Tra l'altro in un territorio che è ancora anche minato, perché è una zona di confine tra la Repubblica Srpska e la parte della Federazione Bosniaca in cui si era combattuto, per cui appunto ci sono ancora dei campi minati anche nei pressi. Quindi è un disastro umanitario annunciato che non ha uno scenario a breve termine davanti. Questa situazione di emergenza, diciamo così, andrà avanti ancora per almeno un mese e mezzo. Bira probabilmente non riaprirà, nonostante in questo momento ci siano parecchi centimetri di neve, temperature anche sotto lo zero, oggi eravamo a meno 10 per esempio, e probabilmente questo campo verrà riallestito, per cui l'impegno del governo bosniaco è effettivamente quello di rifare o di fare da zero questi benedetti impianti idrici ed elettrici e allestire una strada, perché anche la strada per andare a Lipa, a questo altopiano, è impraticabile con mezzi normali. E da quel momento in poi il campo è stato già proclamato campo temporaneo di accoglienza, per cui è passato da Emergency Tent Camp a Temporary Reception Center, e verrà riconsegnato ad IOM, che attraverso fondi dell'Unione Europea, che ha gestito sino ad ora quasi 80 milioni di euro, sono stati erogati dall'Europa e sono stati dati ad IOM per gestire i campi dal 2018 ad oggi, e verranno appunto allestiti i famosi container che dovevano essere parte del piano originale. Quindi ci sono ancora persone in condizioni disastrose e lo stallo politico è ancora abbastanza teso. Ecco, diciamo che sicuramente non è il momento più facile nella storia dei rapporti tra l'Europa e la Bosnia Erzegovina. È una lotta tra Davide e Golia, in cui appunto il piccolo comune di Bia, c'è cioè il cantone Lunasana, tiene in stallo lo Stato bosniaco, il governo centrale e appunto l'Europa. Io vorrei fare solo un'aggiunta, visto che sono arrivati giustamente dei commenti su Facebook, e un chiarimento. La parola usata da me su ciò che accade al confine tra Italia e Slovenia è la parola usata tecnicamente, cioè quella delle riammissioni informali. In realtà sono dei veri e propri respingimenti, ha ragione Antonio Di Capua. E questi accordi bilaterali esistono, ma esistono anche tra gli stessi paesi della rotta, quindi ad esempio anche tra Slovenia e Croazia, tra Croazia e Bosnia e Erzegovina. La questione è che l'esistenza di questi accordi non deve permettere che vengano violati i diritti fondamentali. Uno, ma ne cito solo uno per non entrare in questioni tecniche, è che chi entra in Italia ha diritto che singolarmente venga preso il suo caso
in considerazione e che quindi venga, e le riammissioni non possono assolutamente essere fatte in gruppo, cioè su base, capite, collettiva, per farvi un esempio. Comunque di questo sapremo quando finalmente potremo accedere a tutti i documenti di chi ha gestito questi respingimenti. Vorrei dire, visto che si è parlato della rotta e delle condizioni in cui queste persone poi arrivano, psicologiche ma anche fisiche, e Francesca ci racconterà di alcuni casi di persone che lei ha conosciuto e conosce personalmente, rispetto alle violenze che vengono perpetrate soprattutto al confine tra Slovenia e Croazia, cioè sul territorio croato, sia quando vengono ributtati indietro dall'Italia a catena e poi per tornare di nuovo in Bosnia, sia quando passano l'andata dalla Bosnia alla Croazia. Denunce che vengono, violazioni con tanto di documentazione che vengono raccolte ormai da più di 2 anni da realtà locali, sia in Croazia che in Slovenia che in Bosnia, sia internazionali come Amnesty International. E voglio darvi un dato positivo, speriamo che anche l'esito lo sia, e cioè che Amnesty International ha proprio nel novembre ha presentato all'Ombudsman europeo la richiesta di un'indagine a carico della Commissione sul lavoro della Commissione rispetto a ciò che accade in Croazia e soprattutto sul perché la Commissione non ha controllato dove e come sono stati utilizzati i fondi europei. E da un dato, dal 2017 la Croazia ha beneficiato di oltre 108 milioni di euro del fondo asilo, migrazione e integrazione, e poi altri circa 23 milioni di euro dei fondi di emergenza destinati all'assistenza, e sul perché la Commissione non abbia indagato appunto su queste violenze. Oltretutto in alcuni casi ultimamente si parla dalle testimonianze raccolte anche dal Border Monitoring Violence Network di vera tortura. Passo la parola a Francesca e ti chiedo di raccontare che cosa tu, non solo da avvocata ma anche da cittadina e volontaria, attivista, se puoi raccontarci di casi di alcune persone, storie di alcune persone con cui tu hai a che fare, che conosci e che assisti, e soprattutto anche come tu personalmente riesci a vivere questo rapporto e come poi riesci a elaborarlo. Credo che anche questo, visto anche dall'altra parte della barriera, sia interessante. Grazie. Allora, guarda, proprio oggi è venuto da me a sportello legale un signore afgano, il quale voleva che io lo aiutassi a fissare la data della commissione e lo assistessi nel corso del colloquio. E questo signore era visibilmente agitato e parlando un pochino è venuto fuori che questo signore è in Europa da 7 anni, più un anno che ha impiegato per percorrere la rotta balcanica, quindi un susseguirsi di paesi che dall'Afghanistan l'ha portato in Pakistan, in Iran, Turchia, in Grecia e da lì per i Balcani. Quindi immaginate già la stanchezza dopo tutto quello che abbiamo sentito, tutto quello che accade appunto lungo le rotte, il nascondersi, la polizia. Riesce ad arrivare in Germania e lì è stato diniegato. Per 5 anni è rimasto lì cercando di appellarsi, nel frattempo si è costruito di nuovo una vita ed aveva la moglie in Afghanistan, lui era un poliziotto, aveva anche un alto grado, per colpa dei talebani è dovuto fuggire, e nel corso del viaggio ha perso la moglie, mi ha raccontato, attraverso una frontiera, li hanno separati in 2 macchine, perché appunto poi questi viaggi avvengono attraverso molteplici mezzi di trasporto, quindi camminano, autobus, nascosti nelle macchine, nelle barche. E quindi alla frontiera lui ha perso la moglie, quindi non ha avuto più notizie della moglie fino a parecchi anni dopo, dove è riuscito a tornare in contatto con questa moglie, la quale ha tentato il suicidio 2 volte. La moglie era una professoressa e lui mi ha raccontato che è dovuto poi scappare dalla Germania perché volevano deportarlo in Afghanistan ed è giunto in Italia e ora è qui da 2 anni, perché nel momento in cui tu giungi in un paese europeo e presenti domanda di asilo, come è avvenuto a lui in Germania, se successivamente arrivi in Italia e presenti nuovamente domanda di asilo, scatta il regolamento Dublino, il regolamento secondo il quale la competenza è del primo paese che diciamo ti ha stato segnalato o dove tu hai appunto già espletato la tua procedura di asilo, e quindi tu non puoi nuovamente presentare domanda di asilo. Di conseguenza si attiva tutto un procedimento per trasferire la persona
nel suo caso in Germania. Quindi lui ha fatto ricorso, è riuscito a vincere il ricorso ed ora dopo 2 anni deve fissare la commissione. È stato convocato in commissione a dicembre, non c'era il mediatore e quindi lo hanno rimandato. E lui è venuto da me disperato. E quindi mentre parlava e mi raccontava questa storia e mi parlava della moglie che 2 volte ha tentato il suicidio, mi ha mostrato le foto di questa donna di cui ormai non resta che un corpo disteso su un letto, questo mi ha mostrato, lui mi diceva era una professoressa e io ero un poliziotto, quindi delle vite devastate dai confini, dalle frontiere, dalle burocrazie, eppure lo sappiamo tutti che l'Afghanistan è un paese in guerra, credo che sia il paese più mortale di tutti i paesi con dei conflitti attivi. Cioè, com'è possibile che venga considerato un paese sicuro e com'è possibile che un rifugiato a tutti gli effetti dall'Afghanistan ci debba impiegare 7 anni per avere un riconoscimento e ad oggi ancora non ce l'ha? E lui mi diceva, io sono matto, continuavo a dire, ora sono matto, perché ovviamente è sotto cura psichiatrica, come la moglie, e lui mi diceva, io ora non posso più costruirmi una vita. E questo non si considera, per questo, è questo che a me fa tantissima rabbia. E come affronto queste cose? Non le affronto perché credo che soffrire fa parte del continuare a vedere queste persone come esseri umani, perché se ci mettiamo poi la maschera del cinismo, smettiamo di vedere le persone, smettiamo anche di avere quella forza che ci porta a lottare, a non stancarci e continuare ad andare avanti, perché potevo essere io, cioè è solo fortuna perché io non sia capitata, non sia nata in Afghanistan, ma sia nata in Italia con tutti gli agi e tutti i diritti che noi diamo per scontati, ma non lo sono. Quindi diciamo, come lui, tantissime persone, come diceva Silvia, la rotta balcanica è attraversata da moltissimi minori, quindi ragazzini giovanissimi che si trovano a vivere delle vere e proprie, dei veri e propri inferni, e questo ricostruire poi un equilibrio e anche una fiducia nell'umanità è difficile. E questo diciamo fa rabbia, perché comunque poi queste persone restano qui, perché per quanto si cerchi di respingerle, si cerchi di rimandarle indietro, ma comunque gravitano in Europa, diventano nostri concittadini, se vogliamo, persone che noi abbiamo devastato, persone che potrebbero essere risorse, potrebbero essere un valore aggiunto per un continente vecchio come l'Europa, diventano invece dei brandelli umani, perché quando tu ci metti 7 anni per avere un documento, che cosa resta di te, della speranza, della voglia, dopo avere già vissuto una persecuzione nel tuo paese, dopo essere già scampato alla morte, alla guerra? Quindi diciamo, io questo ci tengo tantissimo a trasmetterlo, perché se ne parla poco, perché si parla di numeri, si parla di problemi, si parla di politica, non si parla di esseri umani, di storie che ci camminano accanto come degli zombie, e noi non sappiamo quando queste persone aprono la bocca che cosa esce. Io dopo 10 anni che faccio questo lavoro mi stupisco ancora, perché mi domando com'è possibile che stiano ancora in piedi, quanta resilienza c'è in un essere umano che gli consente di continuare ad andare. Io resto sempre stupita, mi commuove e sento proprio l'esigenza di condividere questo, al di là del fare. Cioè, io credo che la condivisione di queste esperienze umane sia vitale, perché purtroppo non è dato spazio sui media a tutto questo. Ecco, Francesca, io ti anticipo, in realtà anticipiamo la domanda che ti avrei fatto alla fine, visto che hai citato i media e quindi hai citato l'informazione e la comunicazione. Ti chiederei di raccontare, visto che tu sei molto seguita, soprattutto su Instagram, quindi diciamo influenzi un'opinione pubblica, e non solo, ma lo dico apertamente, ha aiutato moltissimo in queste ultime settimane anche Ipsia ACLIP, la raccolta fondi che poi vengono utilizzati lì sul territorio, proprio per queste, non solo queste emergenze di queste settimane, ma sul lungo periodo per i bisogni di queste persone in transito. Ti chiedo, rispetto a questo tuo, chiamiamolo, lavoro di comunicazione e informazione, collegato al tema migrazioni, quindi non solo in queste settimane, ma sul lungo periodo, quali sono le reazioni, quali le risposte, se hai visto dei cambiamenti in positivo, perché ahimè quello che passa è che questo tema è assolutamente intoccabile, o viene strumentalizzato politicamente, o non viene raccontato in realtà per quello che è realmente, anche solo, tornando ai numeri, per i numeri di persone senza cittadinanza italiana, dico, che vivono nel nostro paese o che transitano nel nostro paese. Grazie. Allora sì, io ho aperto una pagina Instagram appunto circa 1 anno e mezzo fa, qualcosina in più, proprio per questo, perché avevo un malessere, cioè io lavoravo nella pratica, ma mi sembrava non bastasse, perché accendevo la televisione o parlavo con le persone
e non c'era una consapevolezza di quello che avveniva. Poi, diciamo, nel 2018 siamo arrivati forse nel punto più basso della storia italiana per quanto riguarda la gestione dell'immigrazione, quindi ho sentito proprio un dovere. E così ho aperto questa pagina, che poi mi ha sorpreso moltissimo perché ha avuto un grandissimo riscontro, nonostante la tematica sia così particolare di nicchia, comunque tante persone hanno cominciato a seguire la mia pagina, nonostante poi Instagram sia un social di evasione, di divertimento, perché evidentemente c'è un grande bisogno di ottenere informazioni trasparenti, non politicamente orientate, documentate, che avessero un riscontro nei fatti, ma soprattutto che avessero come linea comune le persone, perché ogni volta che parlo non solo delle storie che io personalmente conosco, ma anche quando vado a raccontare quello che avviene, ad esempio come ho raccontato la tragedia di Lipo, ho cercato di farlo raccontando le persone, trasmettendo il loro disagio, il loro malessere, e così, insomma, cercando di far empatizzare il pubblico con la situazione. E mi sono resa conto che questo è molto importante, perché risveglia quel lato umano che tendiamo a mettere da parte, perché a volte purtroppo l'impotenza ci fa venire voglia di cancellare tutto, di mettere tutto da parte, perché tanto non c'è nulla da fare, quindi che mi applico a fare. Invece non è così, perché noi possiamo fare tantissimo, perché l'unione fa la forza e non è una sciocchezza, l'abbiamo visto anche con questa cosa di Lipa, perché comunque le persone mi chiedevano che cosa possiamo fare. Io mi sono messa alla ricerca di un'associazione, non conoscevo Ipsia, ma ho fatto un poco di ricerche ed effettivamente mi sembrava la più seria, la più affidabile, la più attiva sul territorio, e così ho contattato Silvia, ci siamo parlate ed effettivamente ho avuto un grandissimo riscontro, perché le persone volevano donare. Anche ieri mi continuano a chiedere come possiamo donare, perché le persone vogliono contribuire. Quello che servirebbe è una ricetta, perché purtroppo tra le persone con degli orientamenti irreversibili e quelli invece che hanno delle idee certe, c'è un'enorme zona grigia di persone che non sanno, non conoscono, non riescono a farsi una posizione perché non hanno gli strumenti, ed è su questi che dobbiamo incidere, perché sono persone che hanno voglia di capire e che una volta che si sono fatti un'idea chiara hanno voglia anche di schierarsi e di agire. E quindi, diciamo, le raccolte fondi, le campagne di raccolte firme, eccetera, sono fondamentali, e io offro la mia pagina per fare questo, quindi grazie a te. Sarebbe molto bello anche parlare della solidarietà che c'è in Italia, in realtà, nel silenzio. Esatto. Ma posso dire una cosa, giusto una piccola cosa? Il problema è che purtroppo io mi sono resa conto di questo, e per questo ho aperto questa pagina Instagram, e che troppo spesso ci parliamo addosso, rimaniamo chiusi nei nostri circoletti. Quindi si parla di migranti, di rifugiati, sempre tra le stesse associazioni, sempre con lo stesso pubblico. Io ho scelto Instagram perché c'è tutto un altro pubblico di persone che non hanno nessuna idea, persone giovanissime, ma che vogliono informarsi, ma non sanno neanche dove andarsi a informare, perché purtroppo anche l'informazione diventa un frutto di conoscenza, perché tu ti informi se sai dove andarti ad informare. Quindi io credo che questo dovrebbe essere, diciamo, qualcosina che tutti noi che operiamo nel settore dovremmo provare a fare, cioè andare un passetto al di là del nostro mondo e spingerci per informare. Grazie. Grazie a te. Io adesso passerei la parola per un'ultima domanda a Silvia. Prima vorrei ringraziare colui che ci sta ascoltando, Beppe Ungari, che ci ha mandato un complimento, cioè siete di una bravura e chiarezza rare, grazie davvero. Ringraziamo te per il fatto che per seguirci. A Silvia invece chiedo, visto che si è parlato di solidarietà e di attività sul territorio in Bosnia, viene fatta anche da tanti volontari, anche da singoli cittadini locali bosniaci. Abbiamo, a proposito di solidarietà, abbiamo in questi giorni anche noi in Osservatorio Balcani Caucaso, che non siamo solo testata giornalistica, ma anche centro servizi, centro studi, quindi sono state subissati di telefonate e di email. Che cosa posso fare? Ecco, se tu, Silvia, ci dai un quadro di come operate, quali sono le difficoltà e anche la criminalizzazione della solidarietà che avviene lì, come avviene anche in altri paesi europei, ma in contesti di tensione come quelli di questi giorni in Bosnia, dove le questioni politiche si intrecciano con questa emergenza, direi che è molto interessante raccontarlo. Allora, andrò fuori tema ovviamente, però grazie. Allora, prima di tutto io vorrei dire una cosa, che sono molto contenta che siamo riusciti a mettere in piedi anche in fretta questo incontro, di cui secondo me
c'era bisogno e sono contentissima di non conoscere Francesca, nel senso che io e Francesca non ci conosciamo, però appunto attraverso questo, per dare un po' un'idea della potenza che volendo potremmo tutti quanti avere, che si rallaccia in un certo senso molto più ampio a quello che mi hai chiesto, che Francesca ci ha trovato attraverso contatti comuni, eccetera, ci siamo scritte un po' via WhatsApp mentre io ero in Bosnia e lei era a Napoli, a Roma, non so neanche dove sta in questo momento, e poi lei appunto ha iniziato ad animare la sua pagina Instagram raccontando prima di tutto che cos'era Rotta Balcanica, che secondo me è una delle parti più importanti, il racconto, la narrazione, avvicinare certi temi a quante più persone possibile, e poi dando anche tante gambe alla nostra campagna, per cui appunto siamo contenti che tu ci abbia scelto e ti ringraziamo anche perché stai continuando il lavoro di racconto. E inoltre vorrei anche dire che lo stimolo che mi ha dato il tuo lavoro su Instagram, diciamo così, questa tua, io ti chiamo quando parlo di te l'influencer umanitaria, sappilo, ecco, per cui appunto ci hai talmente tanto, mi hai talmente tanto intrippata che ho dato mandato, perché io non ce la farei, a 3 volontari che sono in Italia di seguire e rianimare la pagina di Psia Bosnia, perché è un modo per andare avanti, raccontare, uscire dalle cerchie e connettersi, che va oltre gli strumenti magari anche più classici, ecco. E che cosa facciamo noi con i contributi che ci arrivano e che ancora si stanno raccogliendo? L'abbiamo detto, Ipsia con la Caritas lavora lungo la rotta balcanica già da prima, dal 2016 siamo attivi con progetti di vario tipo e dal 2017 abbiamo dato vita a un intervento che è l'intervento cosiddetto del social café. Tu hai parlato di persone che arrivano svuotate, di persone che arrivano con gravi disagi psichici, di persone che hanno subito traumi dal loro paese d'origine e traumi nel loro viaggio di transito, nel loro percorso di avvicinamento e traumi al loro arrivo, di cui nessuno si fa carico. Troviamo persone svuotate, troviamo persone costrette a vivere in campi sovraffollati, sporchi, senza la privacy, in cui si subiscono anche violenze, in cui appunto si va a perdere la propria dignità. E allora abbiamo cercato di creare un luogo di dignità, di bellezza, perché abbiamo creato degli spazi che si chiamano social café, che sono appunto dei luoghi all'interno dei campi che potrebbero essere l'equivalente dei circolini, no? Per cui il circolo sociale che però si trova in un campo profughi in Serbia o un campo profughi in Bosnia, ed è un luogo nel quale i volontari non sono solamente italiani o bosniaci o serbi, ma anche i migranti stessi, che quindi si attivano e vanno oltre la vita di attesa e di limbo che c'è invece all'interno di un campo profughi, diventano di nuovo padroni della propria vita, hanno una funzione, hanno un ruolo sociale, per cui c'è un coinvolgimento, è un luogo aperto a tutti, indipendentemente se hai la ID card o se non hai la ID card, se sei del Marocco, se sei dell'Iran, se sei dell'Afghanistan, se sei un bambino, un minore, una donna, un uomo, no? Quindi queste persone vengono sempre categorizzate. Per noi sono Ahmed, Nilab, Nakib, Mohammed, Fatima o chi per lei o chi per lui, indipendentemente. E poi appunto cerchiamo di rendere dei luoghi gradevoli in cui spendere il tempo, in cui passare quelle poche ore dimenticandosi di essere invece bloccati lungo la rotta balcanica all'interno di questo percorso migratorio terribile che stanno facendo da anni. In questi luoghi distribuiamo il tè in particolare, quindi sia in Serbia che in Bosnia abbiamo 4 social caffè, anzi 3 perché uno è finito insieme al Bira e all'Ipa, ma speriamo di riprendere settimana prossima con la distribuzione del tè caldo anche nella tendopoli di Lipa. E appunto al di là delle attività del social café, quelli che sono interventi psicosociali nei quali appunto accogliamo anche volontari italiani o organizziamo campi estivi, a parte durante il periodo del Covid, appunto ci è stato impossibile durante la pandemia avere volontari dall'estero, organizziamo campi estivi o campi invernali insieme ai progetti di Psia e di Caritas Ambrosiana, ospitiamo servizi civili, ci sono 4 posizioni aperte in Bosnia e Erzegovina insieme alla Caritas adesso per il nuovo bando del servizio civile universale per l'estero che è stato aperto un mesetto fa, e poi appunto adesso ci troviamo a fronteggiare l'emergenza, per cui se prima lì andavamo a distribuire il tè, a fare la socializzazione, l'aggregazione, la ricreazione con i ragazzi, oggi stiamo affiancando la Croce Rossa nel lavoro di distribuzione quotidiano del cibo, ma anche stiamo acquistando tonnellate, quintalate di legna che i ragazzi usano per accendere i fuochi, per scaldarsi e per cucinare. Stiamo probabilmente a breve per allestire una parte di refettorio dove i ragazzi possano stare seduti, perché in questo momento ci sono solo le tende
dormitorio, ma non c'è un riparo per queste persone in questo altopiano. Stiamo acquistando vestiario, scarpe, giacche invernali e quanto serve per proteggere, kit igienici, sanitari, piccoli presidi di pronto soccorso. Per cui attraverso i fondi che tutte le realtà che collaborano nel progetto lungo la rotta balcanica, sia Caritas Ambrosiana, Caritas Italiana, abbiamo attivato le raccolte fondi che sono destinate appunto a quelle che sono le attività emergenziali di LIPA, ma anche a tutto quello che non è l'emergenza, per cui appunto sentiamo parlare adesso tanto di Bosnia e Erzegovina e di rotta, ma l'emergenza c'è da 4 anni, va avanti e andrà avanti ancora. Quando LIPA uscirà dai riflettori, dal mainstream e dagli schermi, LIPA ci sarà ancora e migliaia di persone saranno ancora in viaggio, per cui è necessario continuare a lavorare in questi contesti così fragili, in cui appunto la solidarietà è vietata. Nel cantone Lunassana è di divieto distribuire gli aiuti alle persone fuori dai campi con il pretesto del Covid per evitare assembramenti. Ai volontari è stato vietato distribuire cibo e vestiti fuori dai campi, e le persone che fanno gesti di solidarietà sono spesso additate appunto come criminali. Lo fanno comunque, sono in particolare donne, hanno ricevuto minacce di morte, sono state ingiustamente segnalate alla polizia più e più volte, arrivano ispezioni nelle loro case. Ma la solidarietà non finisce mai, è un fiume magari sotterraneo, in questo momento è un fiume carsico, per cui è sotto ma c'è, e speriamo che invece diventi un fiume in piena e che prenda la giusta potenza per andare appunto a incidere su questi territori, per aiutare queste persone senza più essere additati come noi criminali, quando i criminali sono ben altri. Io adesso, visto ci sono alcune domande di chi ci sta seguendo, vorrei rispondere io, se mi permettete, a Sabina Gambini, che si chiede come la ministra dell'Interno Lamorgese si possa permettere di rispondere così. Io leggo testualmente la trascrizione del video della diretta di ieri delle 16:30 in Parlamento, la sua risposta nel question time di ieri, la sua risposta all'interrogazione del deputato Palazzotto, ha risposto, perché credo che sia importante che si senta la sua risposta. L'accordo bilaterale con la Slovenia, sottoscritto nel 1996, ha consentito nel 2020 di procedere alla riammissione degli stranieri rintracciati all'atto dell'attraversamento del confine. Nell'anno appena concluso se ne sono effettuate 301 riammissioni dalla provincia di Gorizia e 1000 dalla provincia di Trieste. Poi ha continuato a parlare dicendo che queste riammissioni sono state eseguite in base all'accordo con la Slovenia e parallelamente a ciò che prevede il regolamento di Dublino, limitandosi a disciplinare le forme di collaborazione italo-slovena solo per quei casi di riammissione informale dei migranti rintracciati immediatamente a ridosso della linea confinaria, secondo presupposti spaziali e temporali indicati dall'accordo stesso. E rispetto ai due punti che Palazzotto aveva posto nell'interrogazione, e cioè il fatto che queste procedure avvenivano su persone oltretutto anche vulnerabili, minori non accompagnati, donne, eccetera, secondo le denunce raccolte dalle varie organizzazioni, e che ecco, rispetto a questo lei ha risposto, dice: desidero evidenziare che le procedure di riammissione tutelano le categorie di stranieri vulnerabili più esposti ad eventuale pericolo, non sono quindi applicabili, sottolineo questo applicabile, attenzione, a particolari soggetti, cioè ai migranti cui sia stata riconosciuta qualsiasi forma di protezione internazionale, ai minori, alle persone che presentano malattie e agli stranieri registrati al sistema Eurodac. Allora, sulla Croazia invece ha completamente bypassato la domanda di Palazzotto rispetto alle violenze, cioè rispetto al fatto che l'Italia, se è cosciente del fatto che le proprie cosiddette riammissioni mettono queste persone a rischio di violenza al passaggio in Croazia e di torture, lei ha solo risposto dicendo che i paesi di Slovenia e Croazia sono paesi dell'Unione Europea che sono considerati paesi sicuri, punto.
Allora, perché ho sottolineato quella parola? Non sono quindi applicabili a particolari, non ha detto non sono applicati a particolari casi. Questa dichiarazione della Morgese è una dichiarazione ovviamente politica, come dire, ufficiale, l'ha letta, non ha dato la possibilità ovviamente di ulteriori interventi in quel momento, ma staremo a vedere e che si proseguirà comunque a richiedere gli atti, perché sono gli atti che parlano, gli atti, e in base agli atti poi i parlamentari potranno ovviamente richiedere che vengano avviate delle indagini. Poi invece Sabrina Fusari, ah mi scuso, c'è anche un'altra lettore lettrice, adesso il nome non mi è sfuggito, che chiede la situazione, la pandemia. Ecco, in pandemia se è peggiorata come la situazione di queste persone, ma la pongo sia a Francesca che a Silvia, quindi l'assistenza ma anche le loro condizioni di vita e anche nel vostro operato, insomma, sui vostri territori. Direi prima chiedo a Francesca, 2 minuti vi do e poi a Silvia, grazie. Allora sì, la situazione di pandemia ha reso molto più grave la gestione dei flussi migratori in Italia, sia abbiamo visto, no, le navi quarantena dove le persone sono state rinchiuse, perché non c'è altro termine, rinchiuse quando venivano effettuati degli sbarchi, quindi tutti i flussi provenienti dalla Libia, e addirittura sappiamo che è morto anche un ragazzino a bordo di una di queste navi perché non ci si è resi conto che era in fin di vita a causa delle torture subite in Libia, ma anche all'interno dei centri, quindi tutte le persone, dei richiedenti asilo sul territorio che si trovano nei centri, si sono naturalmente trovati in condizioni di... ovviamente di quarantena, ma questo ha reso molto più complesso tutta la gestione ovviamente della loro procedura. Tra l'altro si sono allungate moltissimo le procedure di asilo perché ovviamente gli uffici hanno chiuso, hanno dovuto modificare tutte le cose, cioè dico semplicemente che ad oggi una persona che in Italia ha avuto un riconoscimento della protezione e deve andare a fare il fotosegnalamento per il permesso di soggiorno ha l'appuntamento a luglio, ad agosto, cioè per farvi capire quanto si sono dilatati i tempi, quindi quanto tutto ancora grava ovviamente sulle persone. Quindi questa è la mia percezione. Bene, Silvia, lascio la parola a te. Secondo, eccomi. Partiamo dal fatto che la Bosnia-Herzegovina e i cittadini della Bosnia-Herzegovina non credono al Covid. Per cui già in generale la gente gira liberamente senza mascherine, nei supermercati, nei bar, nei ristoranti c'è la folla, e nonostante questo la mortalità ovviamente va al pari, anzi forse probabilmente più alta come incidenza statistica. A fronte del fatto che appunto già ci sia un paese che non ha la capacità di reagire e di rispondere a questa pandemia, in questo momento in Bosnia-Herzegovina il numero di vaccini effettuati è pari a 0. Cosa è successo nei campi? I campi sono stati messi in lockdown, nel senso che in primavera anche la Bosnia-Herzegovina ha avuto un periodo di circa 3 mesi di lockdown e poi non sono stati riaperti, nel senso che appunto mentre riaprivano gli esercizi, i bar, i ristoranti, i negozi considerati poi non necessari che sono stati poi riaperti, i campi sono rimasti in questa specie di quarantena perenne, con la differenza che i campi per famiglie erano aperti, potevano uscire fino a una certa ora, c'erano delle specie di orari di permessi per poter uscire. I campi per single men, che sono stati appunto, che sono soprattutto nel cantone di Lonazzana, non erano campi aperti, creando ovviamente tanti disagi, soprattutto quando il lockdown era proprio duro, perché i migranti, non potendo uscire, non potevano neanche comprare le sigarette, le caramelle per i bambini. Non avevano la libertà di fare dei piccoli acquisti che ogni tanto si concedono di fare, perché appunto credo che sia nel diritto di ognuno di avere dei desideri, anche quando sei appunto un migrante in un centro di transito, no? Se a uno viene voglia di patatine, perché non potrebbe mangiarsi le patatine? Al di là del fatto che in alcuni negozi i migranti, per esempio a Biaš, non sono ammessi, per cui ci sono i cartelli no migrants allowed, a parte questo però appunto durante il lockdown è stato abbastanza difficile. Ma la cosa più terribile è che campi chiusi in lockdown vuol dire campi sovraffollati, con numeri molto più alti rispetto alla capacità effettiva. Il campo di Bira, dove lavoravamo noi, ha una capacità oggettiva di 1500 persone. Durante il lockdown ce n'erano dentro 2200, per cui distanziamento sociale impossibile, gel, disinfettanti, mascherine,
chi li ha mai visti, e quindi noi operatori ci trovavamo a operare comunque all'interno di questi campi nelle condizioni di precarietà nelle quali vivevano anche i migranti. Per quanto uno possa provare a tutelarsi, in realtà non è mai facile. Non ci sono grandi numeri o focolai all'interno dei campi in Bosnia, quantomeno, di appunto persone malate, ma in Bosnia non si fanno i tamponi, per cui noi non sappiamo effettivamente quanti di loro e quanti di noi hanno fatto eventualmente delle forme più leggere o asintomatiche di Covid. Ci sono stati dei singoli casi che sono poi stati portati nei reparti quarantena, ma capite che ovviamente, come dire, la possibilità di propagarsi del virus in questi tipi di ambienti era assolutamente enorme. Quindi non abbiamo in realtà dei dati certi, però ecco, ci siamo trovati e ci troviamo tuttora, perché anche oggi nei campi non ci sono mascherine, c'è sovraffollamento e non ci sono gel, eccetera, a lavorare in questi contesti, in queste condizioni. Io ci sono delle domande, adesso ve le pongo. Allora, parto con Antonio Di Capua, se permettete rispondo io, visto che pone, chiede, fa una domanda sulla CEDU, sulla Corte di Giustizia Europea. La Corte Europea sì, anzi, vi do un'informazione attuale, cioè lunedì 11 gennaio la commissaria dei diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, ha presentato un esposto proprio presso la CEDU in relazione ai pushback, quindi ai respingimenti violenti, perché si parla di tre casi specifici di tre persone siriane che hanno subito pushback a catena, violenza in Croazia, ritorno in Bosnia nonostante la loro intenzione di richiedere l'asilo in un paese europeo. Quindi la CEDU si muove. Dopodiché c'è una domanda invece riguardo a che cosa possiamo fare noi, e questo ovviamente la rivolgo a Silvia rispetto a quello che accade lì, ai bisogni sul territorio. Noi comuni cittadini, per impegnarci, per far conoscere questa emergenza e trovare una soluzione, questa è Sabrina Fusari nel suo cognome. E sul che cosa possiamo fare noi cittadini, al di là del sostegno lì dove operi tu, Silvia, la domanda la giro anche a Francesca. E poi, in ultimo, su che cosa possiamo fare, semmai io poi un minuto vi parlerò di una rete italiana. In ultimo c'è Mattia Pedrazzolli, che in realtà, grazie Mattia, non è un intervento fuori luogo, che è un professore di storia dell'arte, ma anche attivista per i diritti umani, e dato che è interessato a dare una mano per queste battaglie umanitarie, chiede se dovesse servire, se dovesse aver bisogno di immagini, illustrazioni volte a informare e sensibilizzare maggiormente su questa questione, si mette a disposizione per quello che può fare. Mattia, io ti invito, ma ne parlerò dopo, prima faccio parlare Francesca e Silvia e poi su questa tua proposta risponderò. Francesca, vuoi iniziare tu? Ok, quindi che cosa possiamo fare noi? Sì. Io credo che noi dobbiamo riappropriarci del nostro dovere di cittadini, quindi il senso civico e renderci conto che appunto res publica vuol dire cosa pubblica, cosa di tutti, quindi la politica non è qualcosa che è lontano da noi, le persone le abbiamo messe noi al governo, le abbiamo votate noi e dobbiamo far risentire il fiato sul collo. Per questo io ci tengo tanto ad informare, perché una raccolta firme non è una cosa inutile, è far vedere che ci sono migliaia di persone che hanno gli occhi puntati su di te in quel momento, e questo può influenzare l'operato di un governo e a lungo andare può influenzare anche le politiche. Se ci sono stati dei cambi radicali nel nostro sistema giuridico qui nell'ambito delle migrazioni negli ultimi anni, perché si è fatto un lavoro certosino sull'opinione pubblica da parte di Salvini, facciamo il nome, di tutto il centuraso, che ha fatto sì che degli interventi come i decreti sicurezza che andavano a ledere i principi costituzionali venissero accettati, e ci sono voluti più di 2 anni per scardinarli. Quindi ci rendiamo conto come è importante incidere sull'opinione pubblica, e l'opinione pubblica siamo noi, quindi quanto noi dobbiamo attivarci e dobbiamo realmente farci sentire con tutti gli strumenti che un comune cittadino ha. Sì, mi allaccio a quello che dice Francesca. Io credo che la prima cosa che si può fare dall'Italia, dall'Europa, ma anche in Bosnia sarebbe bello, è quella di rimanere informati. Quando non si parlerà più di Lipa nei telegiornali,
parliamone ancora. Ci sono dei canali, Nicola adesso vi sta per parlare di una rete che già esiste e che è molto prolifica, c'è il canale anche di Francesca Storia dall'altro mondo su Instagram, la pagina di Psia, anzi magari Francesca puoi fare un sondaggio tra i tuoi followers e vedere se tra un paio di settimane vale la pena rifare un aggiornamento, raccontare se ci sono novità, poi ci organizzeremo su questo. E sostenere chi è sul campo, per cui le singole associazioni, i singoli volontari che spendono il proprio tempo e la propria forza e energia qua. Poi ci sono appunto, ci saranno spero presto occasioni di poter venire qua, di poter raccontare una volta tornati quello che è successo, partecipare ai campi estivi e ai campi invernali di volontariato, fare il servizio civile per i ragazzi più giovani, le ragazze più giovani. Insomma, però credo che veramente lo sforzo sia quello di raccontare, quando finisce questo incontro e andate a cena, raccontate che cosa ci siamo detti in questo incontro, quando vedete i vostri colleghi e dite, oh, ma tu lo sapevi che in Bosnia, qua a 350 chilometri dal confine italiano, succedono queste cose? Cioè, non è un tema lontano, è un tema vicino alla Jugoslavia, se la vogliamo chiamare con questo nome, appunto, è veramente alle porte di casa e da sempre abbiamo un rapporto speciale anche con... come cittadini italiani, con la Bosnia Erzegovina, sono nate durante gli anni 90 degli splendidi movimenti, attivismo, solidarietà. Ecco, in questo momento c'è ancora bisogno della forza, che è anche una forza politica, quindi l'interessarsi ai casi di quello che succederà con la Croazia, le violazioni dei diritti umani, il lavoro di denuncia che facciamo nel campo, sono quello che si può fare, raccontare, denunciare e non stare in silenzio. Stare in silenzio è una scelta. Non è non prendere parola, non vuol dire non avere un'opinione, vuol dire non prendere un'opinione, vuol dire aver già preso l'opinione contraria. Per cui appunto io non sono per la neutralità, io sono per lo schieramento e sono per la lotta, ma l'avrete capito. E stare zitti vuol dire non stare lottando, vuol dire stare adattandosi a quello che magari non ci piace, però non vogliamo immischiarci troppo. Invece no, bisogna dire di no, bisogna dare voce, la famosa zona grigia deve diventare colorata, ecco. Aspetta, ma a chiudere, Silvia ha anticipato che avrei parlato di questa rete che si chiama Rivolti ai Balcani. È una rete che in realtà di persone all'inizio, un anno e mezzo fa, Silvia tra queste, singoli che in realtà girano, bazzicano, hanno amicizie, hanno lavorato anche nei Balcani, anche negli anni 90, durante le guerre degli anni 90, e si sono posti il problema e la necessità che sentivamo di costruire una rete di tante piccole e grandi realtà, ma anche singoli che in Italia e che hanno interesse per quelle aree e che hanno un'attenzione rispetto alla violazione dei diritti e rispetto di diritti fondamentali. Rete Rivolti ai Balcani, c'è una pagina Facebook e della rete, la rete ultimamente, giusto per dire solo l'ultima, abbiamo fatto una raccolta di beni, ma su esclusiva richiesta specifica e dettagliata arrivata appunto da Silvia, da Bihać, e che non ripeteremo a breve perché è complessa e perché crea dei problemi sul territorio laddove non viene fatta in coordinamento con chi opera sul territorio, la raccolta fondi che ovviamente va a sostenere l'operato di Psia assieme a Caritas e la Croce Rossa locale, non solo con chi è nei campi ma anche fuori, e anche attività politica. L'attività politica di informazione, sicuro, e attività politica. Siamo diversi, in questa rete c'è IPSIA, ma c'è anche Osservatorio Balcani, c'è Amnesty International, quindi la sezione italiana, ma anche la sezione Amnesty Europa, ASGI, ICS, la DL Esavi Luci di Brescia, giusto per fare, sono 34 in questo momento. E vi annuncio che sabato, a proposito, 16, quindi sabato alle 11 del mattino, dopodomani, in diretta sulla pagina di Mediterranea Saving Humans, faremo una diretta dalla nave Marionio, che in questo momento è armeggiata a Venezia per lavori, e faremo una conferenza di presentazione del nuovo dossier dedicato alla rotta balcanica. Il primo l'avevamo reso pubblico a giugno, il nuovo dossier sarà anche stampato, Rotta Balcanica, i migranti senza diritti nel cuore dell'Europa, che è anche molto utile per chi volesse appunto far conoscere e fare informazione anche nei propri territori.
Vi invito a seguire la pagina Facebook di Rivolti per la richiesta invece del professore di storia e dell'arte, attivista dei diritti umani Mattia Pedrazzoli. Invito a scrivere a rete.rivoltiaibalcani@gmail.com e ovviamente ci fa piacere. Saluto tutte e tutti quanti, seguiteci. Scusate, c'è una persona che ha chiesto adesso dove possiamo venire a conoscenza delle attività di parlamentari ed europarlamentari. Sì, non è facile, ma in realtà ci sono alcune testate e alcune persone che danno voce, al di là insomma, dei profili Facebook dei singoli parlamentari, a queste attività. Tra questi ne cito solo alcuni: Altre Economia, Redattore Sociale, ne parla in radio in realtà anche Radio Popolare, Radio Nadurto, Radio Radicale. Ascoltatevi se volete sapere che cosa gli europarlamentari e i parlamentari stanno facendo rispetto alla rotta balcanica. Ascoltatevi la trasmissione di Roberto Spagnolli, Passaggio a Sud-Est, che va in onda la domenica, ma trovate poi il podcast sempre sul sito. Ecco, questi sono alcuni spunti. Ringrazio tutte e tutti quanti e rimaniamo in contatto. Buon lavoro a Silvia, a Francesca e ci sentiamo. E grazie mille Daniele, un saluto. Ciao, grazie a tutti, un saluto dalla Bosnia. Ciao, grazie, a presto.